Ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Finalmente posso tornare a filmare e come sempre siamo qui per un bellissimo video che voi adorate guardare e io adoro filmare ed editare, ovvero un try and haul. Dato che siamo in primavera inoltrata, ci sono le belle giornate, finalmente, perché c'è stato tipo il gelo all'improvviso di nuovo. Adesso sono molto contenta oggi perché è sempre un video in collaborazione con Shein, ma per la prima volta mi hanno fatto un pacchetto sorpresa. Questo pacchetto a sorpresa riguarda la loro linea di leggings, toppini, insomma tutta la linea sportiva che fa chiaramente, ma proprio, ma non l'occhiolino, tutte e due, ai vari brand che sponsorizzano le influencer, tipo Oceans Apart, queste cose così, che hanno dei completi molto costosi, di qualità sicuramente eccellente, e loro mi hanno detto: perché non li provi tu e fai vedere i tuoi follower? Hai voglia! Però hanno scelto loro, sanno la mia taglia, hanno scelto loro i colori, i modelli e tutto. Spero che vada bene, non ho mai provato la linea sportiva e prima di cominciare, se vi piacciono i completi sportivi, chiedo un bel pollice in su e chiedo incoraggiamento, perché ho paura che sia tutta roba super striminzita, io mi vergogno, ma per voi la mostro e la metto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, è completamente gratuito e potrete rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò contenuti. So di non essere molto costante, ma chi mi segue lo sa che io ho un lavoro full time, lavoro dalla mattina alla sera al computer, quindi arrivo veramente con gli occhi distrutti. Anche adesso, prima di filmare, ho dovuto mettere del collirio perché... lasciamo stare. Il pacco è veramente grosso, ho aperto solo per capire quale fosse il contenuto dei due ed ho visto queste bustine nuove che non avevo mai ricevuto. Voi sapete, sono piena di bustine di Shein e chi riceve i miei pacchi da Vinted lo sa, ve le metto sempre all'Inter. Tra parentesi, questo è il mio Vinted, Oriana underscore Nika, andate a fare un salto nell'armadio, quando volete potete comprare, chiedetemi foto, quello che volete. Quindi insomma, ho visto che c'è questa, infatti si chiama Glow Mode, queste bustine giallo fluo, ma diciamo sono uguali a quelle lì che mettono di solito, che sono però trasparenti. Queste sono gialle e hanno sempre il buchino per poter fare il sottovuoto. Iniziamo subito perché ho l'ansia da prestazione. Vedo un bel rosa, mettiamo qui la bustina, la classica carta di Shein che butto da questa parte. Allora, il tessuto è morbidissimo, super morbido, sembrano, avete presente gli asciugamani, gli accappatoi in licra, quelli che vendono anche da Decathlon, o l'intimo, quello lì tagliato a laser, senza cuciture? Sono sofficissimi, c'è anche il cartellino, vediamo cosa dice. Super soft, effetto burro con effetto anche seconda pelle, e aggiunto la fibra tattile che quindi si asciuga rapidamente, 20% in più morbido e 2% in più resistente rispetto al cotone, super elasticizzato e no see through, quindi vuol dire che non sono trasparenti, con la mia più grande paura, anche perché non mi sono preparata un intimo scuro al mio solito, ok? Sembrano molto carini. Molto carini, anche perché hanno questa fascia in crocio che avvolge, non so se riuscite a vedere, sicuramente poi da indossato vedrete. La taglia dovrebbe essere XS, perché sì, è un XS, all'interno non sono felpati, è tutto uguale il tessuto. Molto carino, molto molto carino. Allora, iniziamo con il primo, che è un rosa magliatino. Devo dire la verità, ho i calzini neri e l'intimo nero. Dice che non è trasparente, io dallo specchio intravedo leggermente, a parte la sagoma dell'intimo, vedo anche il colore, quindi abbiate pazienza, fate finta che sia uno slip color carne, che suggerisco. Io quello che vi posso dire, hanno una vestibilità da paura, sembra, cioè per farvi capire quanto è elasticizzato. Io non so se poi con i lavaggi si allenteranno, ma è una roba morbidissimo, ma veramente morbidissimo, second skin, è un soft touch, quindi è molto piacevole anche al tatto, sono veramente super contenta. Ah, questa è una busta enorme per una cosa microscopica, fantastico, presumo sia un toppino, vediamo, se li ho beccati tipo a completo dello stesso colore, grandissimo. No, più chiaro. Sembra una maglia
Di quella che si utilizza, e quando io ballavo, facevo danza jazz, si utilizzavano questi toppini tipo incrociati quando io ero più giovine, 16 o 7 anni, c'era Dimensione Danza, la Freddy, tutti questi toppini così. Questo colore forse sembra bianco, in realtà è un color pelle, è vero, quindi sarebbe perfetto per chi fa tipo danza classica e giustamente non deve, non può indossare colori sgargianti, tipo nella scuola di danza dove andavo io, in quell'accademia, mettevamo tutto nero e non potevi avere colori sgargianti. Per chi fa danza classica tendenzialmente ci vuole il colore chiaro. Questa sembra molto carina. Allora, so che vi sto facendo uno spoiler del colore che ci sarà dopo, ma questa maglia che vi ho appena mostrato, prendetela di 1/2 taglie superiore, perché a me non entra, dato che questa parte finale non si allarga, è rigida, quindi non riesco ad infilarla, mi rimane bloccata qui all'altezza delle ascelle, non posso né infilarla da sotto né da sopra, ed è un peccato perché è veramente un amore, però questa qui vi dico, con tutto il cartellino la metterò su Vinted. Secondo me è perfetta magari anche per una ragazzina di 10-12 anni, potrebbe andar bene, magari ha un busto un po' più piccolo rispetto al mio e non avrà il mio stesso problema. Qui c'è quello che presumo possa essere un altro toppino, sempre busta gigantesca per una cosa piccolissima dentro, però almeno ce l'ho di tutte le dimensioni queste bustine. Questo è un color ceruleo, un po' la The Devil Wears Prada, e questo sempre con la carta è uguale a quella rosa? No! Questa allora è una maglia a maniche corte semplicissima, che ha all'interno scritto glow mode, ok, e sembra quasi adesiva, cioè come se ti rimanesse appiccicata addosso. Vedremo, provando. E davanti ha questo coso per fare un fiocco, o per fare dietro e davanti, forse più che un fiocco davanti, perché non ha senso. Sono molto curiosa. Tornando a noi, questa maglia ho capito come indossarla. Praticamente ho allacciato e messo il fiocco qui dietro. Le due bande che avevo davanti le ho semplicemente legate dietro e questo è l'effetto che io trovo veramente super. Quella! Io lo trovo bellissimo, mi piace un sacco, lo vedo qui allo specchio, è una maglia tranquillissima che, devo dire la verità, utilizzerei anche per uscire. L'unica cosa, io sono un po' fissata, penso che nel sudore si potrebbe vedere, perché questi tessuti morbidosi, appena ti arriva una goccia d'acqua, pa! Fanno la chiazzona, quindi magari quando fai sport è figo, quando sei fuori è un po' meno figo. Ma sono chiamata, una cosa blu, cosa sono? Leggings? Questi forse sono dello stesso blu della maglina? No, sono due azzurri diversi. Questo sempre XS, vero? Sì, sempre XS, questo è come il modello rosa, il primo che ho preso. Super stretch, cioè davvero, guardate quanto sono elasticizzati. Questa secondo me è una cosa ottima, sempre super morbido anche le maglie, e anche questo dice che non è trasparente, insomma è uguale al modello rosa. Speriamo mi stiano bene, perché sono apparentemente molto comodi e mi danno anche l'impressione di essere abbastanza calvi. Sarò monotona, sarò ripetitiva, ma questi leggings sono uno più bello dell'altro, come colore la vestibilità è sempre uguale. Questo mi sembra ancora più coprente, quindi sicuramente quello rosa a livello di coprenza come colore, perché poi è chiaro che la forma della cucitura dello slip, se hai uno slip che non ha una cucitura invisibile, non è second skin, o se metti qualcosa in pizzo si vede, quindi ci vuole magari l'intimo adatto, però come colore il rosa un po' faceva trasparire il nero, a me sembra di no, questo qui e anche gli altri, quindi mi piace tantissimo, sono stupendi. Mi sta venendo voglia di andare giù a fare palestra, vi dico solo questo. Sarà un toppino? Eh sì, qualcosa di nero. Io speravo ci fosse qualcosa di nero. Via la carta. Ma qui sento che è imbottito. Non è senza nulla. Ha le coppe all'interno. Non sono push up, ma lo puoi indossare senza reggiseno. Questa è una cosa grandiosa, mi piace un sacco. Questo è un crop top semplicissimo con le bretelline belle spesse, sempre morbidissimo, non ha ferretti, non ha nulla, e la taglia è sempre XS, XS? Sì, sempre XS. Allora questo mi fa pensare che abbiano inserito tutto XS, questi li abbini su tutto, per esempio con qualsiasi leggings. È
Allora, questo toppino nero ha al suo interno la coppa, è super elasticizzato, morbidissimo, fantastico. E cosa ci sarà mai? Un altro toppino? Vedo, vedo, cosa vedo? Ah, questo è veramente crop! Allora, finalmente ho trovato un completo, ovvero questo colore con questo, quindi questi leggings azzurrini con questo che è un vero top sportivo, sempre con le coppe all'interno, quindi lo puoi indossare senza reggiseno. Dietro ha questo incrocio fatto così, vediamo se riuscirò ad indossarlo, ma spero di sì. E no, vabbè, no ragazzi, è un reggiseno sportivo, cioè lo leghi così. E quindi si regola come i gancini del reggiseno, cioè tre, come dire, tre ampiezze. Questo completo, se fosse stato nero, ci sarei anche uscita normalmente, ma questo reggiseno sportivo è di una comodità incredibile. Sono riuscita a fare tutto da sola. Io prima l'ho inserito lasciando dalla testa, facendo passare qui gli incroci. L'ho portato davanti, come leggo il reggiseno normale, ho messo il gancino, l'ho riruotato e ho inserito su. E questo è il risultato. Da sola, senza incroci strani, che hai difficoltà. Cioè, io sono ripetitiva, lo so, però io... Wow. Qui secondo me c'è un altro toppino. Sì. Ma mi stanno iniziando a venire completi? No, questo no. Questo è un glicine. È un altro modello di top, ma praticamente mi hanno mandato tutti i tipi di top, ma fighissimo. Anche questo c'ha sempre la coppa, è sempre XS, solo che a differenza dell'altro che ha il gancetti del reggiseno, è così, normale, un top che inserisci come una maglia e sarà sicuramente crop, ovviamente. No, vabbè, e questo è un color glicine che secondo me con un pantalone nero potrebbe stare benissimo. Ok, questo top glicine è esattamente come quello che vi ho fatto vedere, di questo colore, che al suo interno, magari ve lo faccio vedere in questo modo, come potete vedere ha praticamente un altro top ed è quello che effettivamente contiene le coppe. La stessa struttura è di questo glicine, non si vede assolutamente nulla, io non indosso il reggiseno, super elasticizzato, super morbido, io cosa vi posso dire? Meraviglia! Meraviglia, questo è dietro, super iper mega promosso, nero, speriamo siano i leggings neri, carta, sì, allora ce li ho rosa, ce li ho azzurri e neri, quindi abbiamo il nero, ci puoi abbinare qualsiasi toppino abbiamo messo, in più anche il toppino nero sportivo per avere il completo tutto nero. Sono... veramente, sembra la calzamaglia che utilizzi a danza, cioè questo secondo me anche per i ballerini, non è soltanto per lo sport, è talmente second skin che anche per dei ballerini di qualsiasi disciplina, secondo me, vanno benissimo, anche perché i colori nude ci sono, quindi in sala si dovrebbero poter utilizzare, o li vorrei utilizzare per fare palestra, per uscire, per andare a correre, per fare yoga, consentono veramente una libertà di movimento incredibile, incredibile. Vestibilità da paura, super 10 e lode. Io aspetto di sapere i vostri commenti, ma cioè io, ma non ve li consiglio di più. Allora, sempre la carta, questo è un secondo top, sì, e abbiamo, aspettate, allora questo qui, abbiamo i leggings e quindi è un completo, ma abbiamo anche il modello a reggiseno sportivo con i gancini, quindi me l'hanno mandato sia con i gancini e sia da infilare. Questo qui ha le coppe? Sì, anche questo ha le coppe, quindi... Comunque, questo è uno dei top sportivi, ho tolto il reggiseno, come potete vedere non lo indosso, e la cosa fighissima di questo è che all'interno, adesso lo farò molto piano, ha un secondo top che è insieme alla fascia, come potete vedere non si vede nulla, di nulla, di nulla, e questa è la vestibilità perfetta di un top per fare palestra, secondo me, morbido, proprio effetto seconda pelle, non mi tira, non è rigido, è super elasticizzato, come potete vedere, guardate,
quindi non stringe, molto morbido. Io cosa devo dire? Yeah! Di questo ho i leggings, no, un toppino, no, oddio, no, una maglia e... sì, ho la maglia. Questo cos'è? Ah, i leggings! Ecco, mi mancava! Allora loro me li hanno creati completi. Aha. La maglia quella lì con l'accino azzurro davanti. Ah, anche i leggings. I leggings non sto a ripresentarvelo perché è identico a quello nero, quello rosa. Sì. È come se non indossassi nulla. È la seconda pelle. Ora vedo qui dallo specchio. Sicuramente come colore, belli anche quelli rosa. Però questi blu devo dire che li preferisco in un certo senso, secondo me. Veramente complimenti. È bello pesante. Ultimo pezzo. Ed è anche bello pesante, sembra grande. Non so cosa potrebbe essere. Una cosina nera. Mi piace. C'è una zip. Oddio, ma cos'è, una felpa? No. Allora, questa ragazzi, io ce l'ho a casa, dai miei, da Decathlon. È uguale a quelle di Decathlon. Uguale! Ora, io voglio riandare a fare le passeggiate, perché qui vicino abbiamo dei boschi, delle campagne, ci sono i campi di girasole, quindi voglio ritornare a fare le camminate. No, ma è bellissima! Ha la cerniera davanti, che si può anche coprire, e anche le cerniere laterali, e le tasche sono vere. No... No, bellissimo. Cioè, voi direte, ma ti entusiasmi? Sì, sì, perché veramente, ragazzi, c'è un completo per tutto. No, cioè, di questa io adesso la allaccio, però vi devo fare vedere la chicchieria proprio da vicino. La manica la puoi tenere tranquillamente così e la tiri un po' su, ma ha lo spazio per infilare il pollice e ti fa tipo da mezzo guantino. Per una come me che soffre tantissimo di geloni e secchezza alle mani, questo è tipo... Mi hai pensata, veramente? Meraviglioso. Io ve la faccio vedere, così è sbottonata. Le tasche sono vere. La abbottoniamo. Mi sento un po' tipo con una tuta da sub, devo dire la verità. È veramente super second skin, super... No, allora, vi fidate di me. Andate a comprarli, cioè proprio andate, andate. Dire, io adesso voi avrete già visto tutte le cose, le avrò provate e lo saprò anch'io in fase di montaggio, ma in questo momento che ho finito di spacchettare insieme a voi sono in un hype incredibile, perché trovo tutto strepitoso, la varietà di colori, e non credo che siano soltanto queste ma ce ne saranno moltissime altre, la qualità del materiale e la varietà di modelli. Di leggings hanno questa fascia che sembra molto comoda avvolgere, non credo tiri, ma lo scopriremo provandoli, cioè già ne avremo parlato insieme, ma il fatto che il top sportivo abbia anche la coppa inserita per me è un plus da 100 milioni di euro, sia per chi non ha seno come me, sia per chi ha un seno importante, magari si sente costretta, ha bisogno di avere comunque un supporto, non può permettersi di andare in giro con tutto che balla, e con io non avendone... proprio si evidenzia molto il piattume, quindi il fatto di avere una coppa quantomeno dà un effetto di forma. Io cosa posso dirvi? Io posso dirvi che sono contentissima, che ringrazio tantissimo Shane per avermi fatto questo pacchetto, perché sono troppo contenta, è la prima volta che un'azienda mi manda un pacchetto tipo PR per provare, sono troppo contenta, di solito le scelgo io le cose, quindi lo so. Se vi è piaciuto questo video vi ricordo di iscrivervi a questo canale, lasciare un bel pollice in su per farmelo capire e per sostenermi. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui, vi mando un enorme bacio, ci vediamo al prossimo video.